Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare l'Europa League. Si arriva agli ottavi di finale, quindi si spera che i turnover siano un pochino meno significativi e di conseguenza anche le partite possano essere studiate in maniera un pochino più approfondita. Insieme a me, come sempre, c'è il libraccio di metodo Stats for Bets, eccolo qui. Libraccio che la settimana scorsa era finito sulle Iene per uno scherzo a un politico, è ritornato primo su Amazon, in questo momento ha riperso il primo posto, mi sembra c'è una biografia, non mi ricordo di quale giocatore, insomma comunque terzo tipo, perciò chi ancora non conosce il libraccio, ancora non l'ha letto, glielo consiglio su Amazon. E ci andiamo a prendere l'Europa League. Ieri l'Inter ha rischiato di fare l'impresa contro il Liverpool, un po' folle quello che è successo con Sanchez subito dopo l'Eurogol di Lautaro, peccato perché veramente rischiava quasi quasi di andarsela a giocare. Si comincia già oggi pomeriggio alle 18:45 con Betis, Francoforte e Porto Olympique Marsiglia. Poi c'è Siviglia West Ham, Lipsia Sparta Mosca. Io vedo che stanno ancora dando le quote, ma se ho capito bene, lo Sparta Mosca è stato eliminato. Quindi non l'ho capita, non sono sicuro, però credo che passi direttamente il Lipsia. Poi Barcellona, Galatasaray, Rangers contro e Sporting Braga Monaco, Atalanta Bayern Leverkusen. Io penso che ci sono alcune partite un pochino più interessanti da vedere, altre magari un po' meno. Potrebbe essere interessante da vedere per esempio questa di domani, Siviglia West Ham. Allora, in questo momento vediamo il Siviglia crescere sensibilmente da 1,85 a 2,05 in addebitamento rosso. Veramente molto molto pericolosa come situazione. C'è un'altissima percentuale di X primo tempo che si accompagna all'under 3,5. Allora, siccome questa tecnica della X primo tempo l'abbiamo affrontata spesso ultimamente, farei un ulteriore distinguo tra i campionati e le coppe, perché nei campionati, ormai l'ho spiegato più volte, le comparazioni affini si integrano in maniera ponderata all'algoritmo statistico. Quindi il 72% di questa partita, che però è di coppa, è generato solo dalle comparazioni affini. Questo significa che se avremo dei cambiamenti di quota anche importanti o di allibramento, potrebbe variare anche in maniera significativa, perché quando ci sono solo le comparazioni affini significa che è tutto in mano a questa parte qui, ossia quota di apertura, variazioni interne, quota attuale, allibramento e allibramento medio. Quando c'è la comparazione affine si lavora praticamente su questa analisi qua, analisi tra la quota reale e la differenza, eccetera eccetera. Quando ci sono i campionati invece tutto questo malloppo di dati si va ad integrare in maniera ponderata con i dati nudi e crudi del campionato, che non sono variabili, cioè che riguardano solamente le partite disputate fino a quel momento. Quindi se la statistica del primo tempo è alta è perché quelle due squadre effettivamente, proprio quelle due, hanno generato parecchie X primo tempo, e credo che quella sul campionato sia quindi un pochino più stabile, perché invece questa qui se ne frega di Siviglia West Ham, Genoa Roma, mia sorella contro tuo nonno. Questa qui, essendo coppa, guarda solo le comparazioni affini, che non sono poche. Quantomeno abbiamo come dato indicativo il fatto che il cluster non sia basso,
sono 273, è uno dei cluster più alti, diciamo che da sopra i 150 in poi è uno dei cluster più stabili, quindi 273 quantomeno è un buon cluster. Sarebbe stato secondo me ulteriormente da evitare una coppa con un cluster piccolo, magari 40 comparazioni affini, perché facilmente se cambiava qualche condizione poteva cambiare la statistica. Però questa sulla X primo tempo devo dire che è intrigante. Vediamo un po'. Allora, le quote qui vanno in maniera anche abbastanza sorprendente sull'under, perché da 1,91 passa a 1,67, c'è un forte calo di under. Non è un super over, semplicemente perché la differenza tra 1,5 e 2,5 è troppo alta. Vediamo un attimo, il gol no gol, anche il gol no gol si alza. Oh, io un rischietto su questa X primo tempo me lo prendo, nel senso che me lo segno e domani, perché oggi è il 9, domani praticamente tra 24 ore si disputa la partita, domani andrebbe rianalizzata. Però è interessante questa X primo tempo, metodo X45, che trovate sul blog, è uno degli ultimi articoli pubblicati. Poi un'altra partita che credo possa essere interessante è questa del Barça, perché il Barça mai come quest'anno qui non si vede, però mai come quest'anno è a rischio di fare brutte figure un po' a destra un po' a sinistra, quindi conseguenzialmente anche nell'Europa League. In realtà è leggermente ripartito il Barça ultimamente, si è un po' ripreso da momenti così e così, però il Galatasaray non è proprio sta squadraccia così, così scarsa. Over 2,5 a 1,44, è basso il no goal, cioè è bassa la quota del no goal, 54%. Allora, la 1x2 è schiacciatamente sul Barcellona. Io a 2,20 il gol me lo rischierei, cioè per esempio, voi sapete, l'ho detto più volte, io il giovedì non gioco, no? Perché comunque uno o due giorni per staccare la spina secondo me servono, per non stare sempre con l'ansia della scommessa. Per le partite che stiamo vedendo, 2 euro buttate potrebbe essere gol a 2,20 e X primo tempo di quella prima, ma appunto non la considero neanche una scommessa, le considero 2 euro buttate, niente di più, proprio neanche a regalargli troppi soldi. E infine Atalanta-Bayern Leverkusen, questa è una partita che invece mi piacerebbe andare a vedere sull'esito gol, in effetti a 1,57 mi sembra anche una buona proposta, 1,67, qui le quote sono più ferme, mentre nelle altre le abbiamo viste variare di più rispetto all'apertura, di qua ci stanno meno movimenti. Allora, questa si potrebbe mettere 1x over 1,5, sempre nell'ottica di quello che abbiamo detto, 2 euro buttate, quindi 2 euro buttate per me sarebbero, andiamo a vedere un attimo qua. Allora, queste sono le due di Champions di oggi, che se hai visto il video precedente sono spiegate. Il gol dello Sporting è perché così Manchester magari già sta addirittura in vacanza, mentre il Real Madrid è più sensata come cosa. Ecco, per esempio, visto che anche oggi non è che c'è proprio sto grande palinsesto, io oggi ho fatto una giocata ancora più sciocca, sempre con pochi euro, gol sul Real Madrid Paris Saint Germain, ma a questa partita qui invece di metterci il gol ci ho messo rigore, cioè il fatto che danno un rigore. Secondo me è una partita che comincia 5-0, la vivi con una libertà tale sia tu che gli avversari che magari c'è una stupidaggine e ti regalano un calcio di rigore. Quindi è questo che intendo quando dico che il giovedì non gioco, in questo caso neanche il mercoledì, perché per esempio se andiamo a vedere
qui la pagina ci suggerisce le singole, non trova singole, non so come mai oggi non ci stanno partite, ci viene attualmente indicata solo questa, domani in Kuwait, quindi evidentemente c'è un palinsesto un po' più scarso in questo momento, e perciò ecco una schedina da buttarci 2 euro potrebbe essere X primo tempo gol, 1X più over, e visto che magari ancora qualcuno non l'ha fatta, gol su questa, gol su quest'altro, o come ho detto io su quest'altro ci ho fatto addirittura rigore, altrimenti non si gioca, cioè nel senso non è che bisogna giocare tutti i giorni, io solitamente il lunedì e il giovedì proprio neanche le guardo. Il lunedì un po' più spesso qualche indicazione c'è e quindi magari trovo una singoletta, piccolo raddoppio, ma mentalmente comunque stare troppi giorni attaccato alle scommesse, usare budget più importanti, sapere che nel gruppo privato ci stanno 2000 persone che lo guardano, cioè un po' mi genera ansia, no? E quindi 2 giorni di stop dopo il weekend e prima il weekend io li consiglio sempre. In questo caso c'è addirittura anche oggi di stop, il mercoledì, perché veramente non c'è niente, e quindi o uno proprio stacca completamente la spina oppure giochi quelle 2 euro così per vedere come va, per vedere se sei fortunato, quelle cose che l'importante è che sai che le butti, l'importante è che sai che non sono più di 2 euro, 3 euro, già 5 euro a me personalmente, magari sono tirchio io, già 5 euro mi dà fastidio buttarle, perché con 5 euro ci puoi fare una multipletta, perché devi buttarle, quindi però vabbè, la mettiamo così. E poi andiamo a vedere un attimo, ci dovrebbe stare domani pure la Roma, oh. La vivo male il fatto che c'è la Roma, vediamo di qua, no, guardo solo la Roma perché quest'altra non ci ho manco voglia. Allora, a Roma, stagione veramente strana, perché con l'Atalanta fai una bella partita. Io adesso prego che non andiamo in Olanda a fare una figuraccia, perché il Vitesse non è una brutta squadra. Se noi andiamo a prendere il campionato olandese e vediamo quando gioca il Vitesse, il Vitesse attualmente è settimo, cioè non è una squadraccia, ok? Quindi io non lo affronterei con troppe riserve, non lo so, stavo leggendo le formazioni, ma solo sulla Roma è l'unica di cui guardo le formazioni. Ci sarà turnover, ma non troppo, perché se no, se vai lì e prendi 3 gol, 4 gol, cioè non si può vedere, non si può sentire come cosa. Su una partita di questo genere, con questa tipologia di squadra, io sarei andato sul gol. Qui vedo che lo alzano, anche l'over si alza, non so perché, scende la Roma, si alza l'over, non lo so, mettiamola sulla X2 over 1,5, anche se io avrei detto gol, però vabbè, perché, anche perché c'è la Formula 4, quindi il gol ci stava ulteriormente bene. E questa qua potrebbe essere nel complesso la giocata che ti occupa mercoledì, venerdì, mercoledì, giovedì, senza stress, senza soldi, perché appunto ci butti 2 euro e al 90% la perdi, anche al 95% la perdi, perché questo qua è un esito controstatistico. Questo no, questo non è controstatistico, però è rischioso. Questo speriamo bene, questo è controstatistico e questo non è una partita facile. Quindi diciamo che abbiamo 2 esiti controstatistici, 3 esiti difficili, quindi insomma in realtà di giocata facile non ce ne sta neanche una, anche perché se devi buttare 2 euro tanto vale che le butti sperando di fare una bella quota, se devi buttare 2 euro e poi fai tutte quote a 1,20, allora no, è meglio tenerle e usarle in campionato e fare una multipletta piccola
con quote 1,20, ma fatta per vincere, insomma, piuttosto che la coppa. Direi che con questo video è tutto, ci vediamo, penso, già venerdì, ve lo dico subito, perché adesso vediamo la Serie A quando rigioca. La Serie A rigioca il 12, sabato, e ci sono 4 partite, almeno non c'è l'anticipo maledetto del venerdì, e quindi farò un video direttamente venerdì, visto che si gioca sabato. Ci vediamo nel video di venerdì.